si parla di mobilità in questi giorni in cui in città c'è anche un'altra grande polemica, che è quella relativa all'annuncio di una riapertura al traffico delle auto del lungomare. Come ci sono tante proteste in questo momento da parte sia degli ambientalisti che di tanti esercenti del lungomare. In primo luogo, per poter parlare del lungomare dobbiamo prima riaprire la galleria, quindi adesso ci auguriamo che nei prossimi giorni, malgrado questo furto che c'è stato nei mesi scorsi, si riusciremo a riaprire la galleria, che è quello che si aspettano i napoletani. Poi noi oggi abbiamo la necessità di avere un approccio molto tecnico ai temi della mobilità, e anche questa collaborazione con l'ACI è molto importante, perché ci consente di avere dati e informazioni di cui abbiamo molto bisogno. Questo ci consentirà poi di fare delle scelte appropriate per quanto riguarda il lungomare, in maniera tale da ovviamente massimizzare la chiusura del lungomare, però compatibilmente con quelle che sono le esigenze del traffico, quindi valutando durante la settimana quali sono i giorni o gli orari in cui è indispensabile che venga garantita l'apertura.